Salve a tutti amici e bentornati nel nostro salotto amatoriale ad Amateur Channel, l'unica trasmissione che entra nei meandri della nostra squadra del cuore, ovvero gli amatori Asciano 2018. Ospite con noi in nostra compagnia, questa sera è lui o non è lui, ma certo è lui, L Magi is back, Lorenzo Magi. Buonasera a tutti. Allora, perché L Magi is back, come dice il nostro grandissimo telecronista Lorenzo Giulianini, L Magi perché comunque sappiamo che hai anche tuo fratello che gioca a pallone, quindi giustamente nella maglia L puntato Magi. Come mai L Magi is back? Perché lo possiamo dire ufficialmente che sei tornato al 100% abile e arruolabile alle disposizioni di Mister Croci, perché comunque diciamo che con il lavoro sei riuscito a riavvicinarti e quindi is back completamente. Allora, Lore, come tutte le settimane iniziamo sempre a presentare quello che è il nostro ospite, quindi come tutte le settimane facciamo un po' una chiacchierata su come è stato il tuo trascorso nel mondo del calcio, anche perché nella squadra di Mister Croci sei uno, possiamo considerarti uno dei più esperti, anche se sei uno tra quelli più giovani, però a livello calcistico sei uno tra gli esperti del campo, no? Vabbè, chiaramente, diciamo così. Quindi il tuo trascorso nasce chiaramente nella gloriosa Virtus Asciano, tra i giovanili, e poi lascio raccontare a te, insomma. Giovanili passano nella Virtus Asciano fino ai giovanissimi. Da giovanissimi ho fatto un anno a Siena Lunga con Mister Pasquet, che salutiamo iniziamo perché noi conosciamo abbastanza bene. Un anno a Siena Lunga, molto bello. Ritornato poi ad Asciano fino ai 18 anni, quindi fino all'inizio della Juniores. Quindi facevi Juniores prima squadra. Di nuovo ritornato alla Siena Lunghese per un anno di Juniores regionali. Rientrato nuovamente a Asciano per altri due anni di prima squadra, poi un breve trascorso in terza categoria al Vescovado lo scorso anno, poi Calcetto Asciano, quindi metà anno poi passato nelle file del Calcetto Asciano e poi quest'anno è arrivata la santissima chiamata, e quindi come facciamo tutte le settimane al nostro ospite facciamo raccontare di solito com'è stata l'iniziazione, com'è stata il tuo, qual è stato il momento in cui hai detto sì, hai messo la firma, com'è andata? La firma è venuta molto semplicemente su WhatsApp, non era digitale, sì, era più o meno maggio se non sbaglio. Quindi essere contattati per... Questo non lo so, però presumo di sì, era una voce che comunque mi era già arrivata di questo amatori, di questa nuova squadra. Mister Croci mi ha inviato questo messaggio, mi spiegava un po' il progetto degli amatori Asciano e... È stato facile. Sì, facilissimo. Quindi te non sei in quel gruppo di ragazzi che è stato minacciato da Mister Croci a mettere la firma sul tovagliolo, perché lui fa firmare sul tovagliolo, e quel tovagliolo, come diciamo tutte le settimane, è peggio a vendere l'anima al diavolo, ovvero una volta firmato quello è come un patto di sangue insolubile, e quindi è praticamente impossibile ormai scappare dalle grinfie di Mister Croci. Però siccome si è modernizzato, anche lui ti ha fatto firmare in maniera digitale. Ha depositato lo screenshot tramite avvocato e quindi ormai sei blindato. Quanti zeri sul contratto ci sono? Si possono dire. Prima o dopo la virgola si può dire quanti zeri ci sono? Prima della virgola... Diversi. E dopo, vediamo un po'. Allora Lori, veniamo da una settimana un po' altalenante per quello che riguarda gli amatori Asciano, anche se bene o male poi tutte le squadre che di solito di Asciano noi di Radio 200 seguiamo hanno avuto un buon così trascorso, diciamo il weekend sportivo si era aperto lunedì scorso, anche se lunedì scorso non era weekend, nella settimana scorsa con gli amatori basket Asciano avevano perso la prima partita dei playoff o il ritorno dei playoff contro il Fomenta Basket, comunque il Fomenta è la squadra più forte del campionato e quindi ormai per gli amatori basket Asciano è rimasta da giocare la Coppa.
Poi le ragazze dello Sporting Club hanno chiuso in bellezza il loro girone, quindi vincendo anche l'ultima partita di ritorno del girone di ritorno contro la Venezia, 3-0 secco. Non hanno vinto praticamente tutte le partite casalinghe per 3-0 secco, e adesso ci sarà il grande big match contro il Cortona Volley, e sarà l'andata a Cortona sabato prossimo il 6 d'aprile, e poi il ritorno sabato successivo al Palagrande di Asciano. Quindi invitiamo a seguire le ragazze sia in trasferta che in casa, soprattutto perché hanno bisogno di grande tipo, di sostegno, e chi non può seguire può guardarle tramite chiaramente le dirette di Radio Vicento. Poi il weekend sportivo si è concluso anche con la vittoria del basket a Sciano, che dopo un periodo un po' fase calate si è ripreso bene nelle ultime due settimane. Purtroppo sabato c'è stata la rovinante sconfitta per 4-0 contro gli Amatori Foiano, con doppietta nell'Amatori Foiano di Capitan Caviti, che salutiamo perché comunque mi ha anche scritto in privato per fare i complimenti della diretta, quindi lo ringraziamo e lo salutiamo. Tra l'altro ha fatto anche due bei gol, insomma, di rapina, è stato bravo, dove la sua squadra ha girato bene e la nostra un po' meno, ma ne parleremo dopo con te, e soprattutto ne parleremo dopo aver visto anche gli highlights del match, che come dicevo anche con Lorenzo in tribuna, purtroppo io in tribuna sabato dicevo mi sarà difficile ricreare gli highlights a favore nostro, e effettivamente per andare ad estrapolare il video, per trovare la canzone nostra, è stata dura. Un breve inciso su quella che è stata la partita e poi guardiamo gli highlights. Partita, a mio parere, disastrosa sotto il punto di vista mentale. Quello di conseguenza ha creato disordine in campo e disorganizzazione. E quindi è stato più difficile anche avere una reazione. Avere una reazione, poi il rigore successivo, credete, ci ha proprio spezzato le gambe. Tutto quello che poteva essere irrecuperabile. Molto bene. Allora, noi tutte le settimane lanciamo gli highlights, però lo facciamo fare al nostro ospite, quindi vai e sparaci highlights subito gli highlights, però fallo come farebbe il tuo amico Cunna. Azioni salienti, ecco, bravo. Le azioni salienti di Amatori Asciano contro Amatori Foiano. Le squadre che si stanno salutando, l'arbitro sceglie le squadre, stanno scegliendo da che parte cominciare il primo tempo. Vediamo un po', tanto vedete le squadre si stanno salutando all'inizio della partita. È iniziata Amatori Asciano contro Amatori Foiano, subito il lancio dell'Amatori Foiano in attacco, poi subito Marcocci, poi ancora Foiano in possesso di palla, prova a dare il pallone al Foiano in attacco in questo momento con il numero 11 contro la nostra difesa, ancora il numero 11 pressato, cerca di andare avanti, poi però Marcocci viene a spazzare via. C'è ancora, vediamo un po' per il numero 10, ancora il numero 18, bravo Pampero a inseguire l'avversario, ancora il numero 18, il pallone in mezzo, poi il numero 10, c'è gol dell'Amatore Foiano, gol dell'Amatore Foiano, 1-0 per l'Amatore Foiano, qui l'abbiamo lasciato completamente solo. Eh sì, le magie prova a mettere questo pallone al centro per Rizzuto in qualche modo, poi spazzano via quelli Amatori Foiano, qui prova Borrello un gol del sabato, diciamo così, poi il pallone alto. Vabbè, è stato bravo perché comunque la palla non ha, certo. Cerretti per Pampero, poi il numero 2, poi Cerretti non arriva su questo pallone, ancora il numero 14, occhio alla velocità dei nostri avversari, ancora il numero 14, poi il numero 18, occhio che il numero 10 è scoperto, l'hanno visto, ancora il numero 10 nel rigore, il tiro, 2-0 Amatori Foiano, tutto troppo facile, tutto sì, troppo facile. Sì, decisamente tutto troppo facile, va bene, non trovava questo calcio d'angolo, però è la scelta. Batte le magie, il pallone in mezzo, una mezza deviazione, poi il pallone rimane lì, ancora il pallone, vediamo un po', poi qualche pallone il Foiano a rimettere fuori, arriva Borriello, prova il tiro,
Attenzione però Pampero è lì, Pampero poi sì, però brutta palla persa dal Marcocci, ancora l'amatore, poi un attacco numero 14, poi ancora Titi, altro errore, poi Iuri, poi pallone per Attenzione. In qualche modo gran controllo. Bravo, attenzione qui Iuri, grande Tizzone in questa giocata, applausi meritati per Tizzone. Ancora per numero 18, ancora Rizzuto, bravo Rizzuto, grande chiusura di Rizzuto, però ancora qui Titi ha sbagliato, no, sbagliamo troppe palle in uscita, Lori, questo è il problema, palle in uscita troppo importanti, ripartire bene, speriamo che Lori adesso anche qui, hai visto anche qui? Sì, sì, palla in uscita, Pampero, che ha rallentato l'azione, sì, e poi viene, abbiamo ripresa, diciamo ripresa dal giocatore della Monte Foiano. Numero 10, il pallone in mezzo, attenzione, pallone per Tizio. Palloni come giocava? C'è una gran giocata ancora, Borello, no, prova, no, poi Rizzuto, vediamo se si accontenta del calcio d'angolo, mette il pallone a terra, Rizzuto in cross, tiro calcio d'angolo, tiro cross, un po' anche pericoloso, bene. Diciamo così. Ha fatto bene? Un solo gol di svantaggio. Ancora allora la calcio d'angolo, pallone in attacco, Iuri, che occasione, buona, mamma mia. E finisce il primo tempo, Amatore Sciano 0, Amatore Fognano 2. Per ora dall'inizio subito del secondo tempo, Fognano ci attacca però non ha, cioè nel senso riesce a mantenersi anche bene in fase difensiva. Ancora il numero 14, ancora lui, pallone per il numero 10, entra nel rigore, il tiro Tizzone, e poi in qualche modo non riesce a fare il tris, sarebbe stata la tripletta per il numero 10. Tanto esce Borriello ed entra Condor, mi pare di aver visto, sì, no? Entra sì, Condor. Condor non so se andrà a fare il trequartista adesso. Tanto il pallone in mezzo, poi Borzi in qualche modo, mamma mia. Si è girato. Due avversari, ancora pallone in mezzo. Poi attenzione a questa gran giocata, il numero 18, poi Papera il numero 18, il tiro. Mamma mia, che giocata ha fatto il numero 18, incredibile. Da elementari, diciamo. Esatto, sì. Attenzione qui, il pallone per Borzi, il pallone dentro per Con, poi il tiro, la parata è clamorosa. È vero che in difesa siamo veramente messi male, ma siamo anche sfortunati davanti. Calcio d'angolo per Amatore Asciano, va Patria delle Maci, il pallone in mezzo, non arriva nessuno. Poi Iuri mette il pallone giù. Poi il pallone ancora giù, vediamo. Calcio di rigore. Tutto è pronto. Lazzari, il tiro, Paolo! E poi Paolo ancora il doppio metro. Incredibile, incredibile. Madonna, cosa abbiamo buttato via. Cosa abbiamo buttato via, ragazzi. Quello è stato più... Sì. Zevonini perde palla, ancora il numero 11, ripartono loro in velocità, ancora il numero 11, c'è il numero 19 tutto solo, pallone in mezzo, ancora il numero 19 prova il tiro, per fortuna ha calciato male, facile petizione. Il numero 18, ancora gran giocata del numero 18, pallone in rigore per il Piontek, pallone alto. Le ultime partite va fatta in questo momento. Zona grande Borzi, gran pallone, ancora Borzi in area di rigore, ancora Borzi, vediamo se può mettere il pallone in mezzo, lo mette, ma troppo. Rimessa per l'Amatore Fognano. Colpo di testa, ancora il numero 19, ancora il numero 19, prova il tiro, che gol, signori che gol, signori ragazzi, sì, che gol, allora. Amatore di Masciano 0, Amatore di Fognano 3, che gol, sì. però non è che troviamo male, avremo le nostre occasioni, sì sì, oggi invece ci hanno veramente disintegrato. Cioè, no, ti sei integrato, no, però attenzione numero 11, attenzione tutto solo, l'Amatore Asciano è veramente scoperta, ancora il numero 11, grandissima parata del portiere che si riscatta dopo. Tanto qui attenzione, non dico offese, ma diciamo che si è un po' riscattato dopo l'errore di prima. Sì, l'errore grosso, però qui è stato del. Ancora una 9, gran giocata! Ancora 9, incredibile! Che parata ancora! Attenzione! Il numero 11, 4-0 Fognano, ragazzi! Incredibile! Amatore Asciano 0, Amatore Fognano 4. Esperienza, perché comunque hanno trovato semplice. Tanto qui Rizzuto prova la conclusione, ma la partita era già finita. Dove le mani, prova la conclusione, parata semplicissima del portiere dell'Amatore Fogliano, ormai. Esatto. E finisce qui la partita. Amatore Asciano 0, Amatore Fogliano 4.
come tutte le settimane siamo in fase comunque di primo anno, cioè usiamo lo studio 2 di Radio Bicetta, quindi tutte le settimane cerchiamo di migliorare il prodotto, e proprio per migliorare il prodotto ringraziamo anche la Virtus Sciana, che abbiamo citato prima, per le immagini che vedete dietro le nostre spalle, che comunque fanno, creano questo ambiente amatoriale ma professionale nel suo piccolo, e quindi le ringraziamo, perché insomma la storia della Virtus Sciana, del calcio di Sciana che passa dietro di noi è sempre bella da vedere. Abbiamo visto le immagini del match, come dicevamo, me l'avevamo accennato, è stata dura a trovare delle azioni create da parte degli amatori a Sciano, mentre fondamentalmente anche l'amatore foiano non è che abbiano creato poi così tanto, però sono stati bravi, molto cinici, a essere cinici e soprattutto a sfruttare due nostri grossi errori in fase di uscita o comunque in fase di recupero palla, e come abbiamo detto prima, bravissimo Davide davanti a Tizzone a non sbagliare, che poi nel secondo tempo gli rinegherà il gol facendo una grande parata, quindi poteva essere, poteva sfiorare la tripletta Davide, ma meno male che Tizzone nell'ultimo intervento ha tenuto in vita quello che poteva essere il 2-0. Poi abbiamo visto che c'è stato l'errore dal 11 metri di Lazzari, che può capitare, come disse Maggio, il rigore di Sbaglia, il coraggio di tirarli, e tra l'altro poi dopo il rigore Rizzuto si fionda sulla palla, parata miracolosa, bravissimo il portiere, e bravo il loro portiere anche in un'uscita su Conor, insomma. Abbiamo avuto delle disattenzioni grosse nel primo tempo che abbiamo pagato con Cristiano Antelli, Mario Zebolini, un po' sottotono rispetto al solito. Molto, ma in generale tutta la squadra sottotono. È un periodo un po' brutto per l'amatori questo. È la seconda giornata di campionato che non vinciamo, no? Pergi nel Valdarno di ritorno. Sì, è stata sì. No, abbiamo rivisto, vinto a San Polo forse in casa loro. No, San Polo pareggiato. San Polo pareggiato, quindi dalla seconda di ritorno che non vinciamo la vittoria. È dura in questo periodo, soprattutto ora giochiamo con squadre di tutte alta alla Siria. Tutte alta alla Siria, quindi livello molto più alto, che giocano un buon calcio. Sabato siamo stati, come ho già detto, disordine mentale in primis. Questo ha creato disordine in campo, disorganizzazione, errori molto anche banali, ripartenze sbagliate, sono arrivati due gol da due ripartenze. È un periodo, un po' un finale di stagione un po' sottotono, diciamo. Un po' sottotono, sì. Quello che mi ha dato l'impressione, rivedendo anche appunto le azioni salienti del match di sabato, è che noi il secondo tempo, nonostante tutto il disordine, perché quando inizi una partita e non attacchi il cervello è sempre difficile riattaccare la spina in corso, soprattutto se poi stai perdendo per 2-0. Ci abbiamo provato all'inizio secondo tempo, fino al rigore sbagliato. Infatti anche prima del rigore c'è stata quella grande occasione di Conor, che ha fatto un grande taglio dietro la linea difensiva, e è noto Conor come fare questi tipi di azioni. Però poi fondamentalmente finito il rigore, procurato anche da Cavallini, tra l'altro bravo, poi ecco, c'è stato queste due grandi azioni del Lasciano. Non abbiamo nulla a livello di occasioni create, nulla, ci è mancato un po'. Cosa che quest'anno, nonostante si fosse un attacco non sontuoso, però pur facendo poi gol, abbiamo sempre detto anche qui ad Amater Channel che creiamo molto ma concretizziamo poco. Nelle ultime settimane, non solo sabato, secondo me questo creare molto è venuto meno. Quale può essere il motivo, secondo te? È una questione atletica? È solo una questione mentale? È una questione che molti giocatori, compreso te comunque, vengono da periodi dove non si sono potuti allenare per infortuni, problemi lavorativi, squalifiche, tra le quali le squalifiche secondo me si stanno facendo sentire molto è quella di Mattia, che nonostante Boriello sia anche lui un trequartista centrocampista che di solito riesce a fare bene da collante, sabato però non è proprio sconnesso, con un po' tutti i reparti sono stati sconnessi. Qual è questo problema che
si porta avanti da, almeno un mese a questa parte. Allora, diciamo che... cioè, a livello atletico, perlomeno, ora non lo chiedo a te che ti sei allenato un po' meno, magari anche con i primi caldi, puoi parirne di puoi più. Puoi parirne, però adatti. Diciamo che non è quel caldo afoso estivo delle prime amichevoli che non riesci nemmeno a respirare quasi. Diciamo che, come hai detto te, le espulsioni purtroppo si fanno sentire, gli infortuni, magari gente che non c'è per via di lavoro... l'assenza di Cantelli soprattutto si fa sentire, insomma, è l'altro pilastro un po' che di esperienza magari ci manca. Negli 11 titolari questo sabato c'erano due ragazzi, Pampero e Borzi. Borzi, che non hanno mai giocato a calcio fondamentalmente, quindi gli manca magari un po' di esperienza, di furbizia, e in queste categorie è quello che magari riesce a coprire quel buco tecnico che ti manca, come abbiamo visto in altre squadre. E questa cosa noi la ripagheremo molto, non siamo, è il primo anno che giochiamo insieme, sì è vero, però diciamo non avendo questa esperienza gestisci peggio, non leggi bene le situazioni, diciamo così. Anzi, sia nel lungo periodo, cioè quando vedi che magari ci sono delle, è un periodo dove la squadra non gira, non riesci a, cioè manca magari il vecchione dello studio che prende in mano la situazione e dice ok ragazzi, calma, fermi tutti, sia prima della partita che anche durante le partite. Ci sono dei momenti dove devi premere sull'acceleratore e dei momenti dove devi addormentare il gioco, tipo secondo me sabato a inizio partita pensavo che l'Amatori Foiano, appunto, guardando un po' le carte d'identità delle due squadre, avrebbe patito di più la nostra fisicità, ovvero il fatto che noi, essendo più giovani, a livello di primo caldo stagionale si dovrebbero mettere un po' sotto su quel livello di stagione fisico, sì. E invece ho visto bene che comunque il loro due centrali, lo stesso Davide, che comunque ci sono stati dei punti della partita, dei momenti dove palla andava fuori, ritardavano quel secondo in più anche per riprendere fiato, poi chiaramente gli si è messa bene che sono stati bravi subito a toccare il 2-0 nel vantaggio, e quindi è anche più facile fare questo tipo di gioco, no? E poi soprattutto sono una squadra molto quadrata e sono messi bene in campo, sono molto ben organizzati, anche se magari non corrono tanto, però fanno girare bene il pallone e magari, come è successo noi sabato, correvamo a vuoto. Correvamo un po' sconnessi, soprattutto siamo molto sconnessi. Nelle fasi di pressione. Ho già detto, se non ci sei con la testa, uno va dove gli pare, cioè ognuno va dove gli pare, ognuno gioca per sé. E quindi è chiaro, diventa tutto più difficile. Se sei messo in mezzo almeno a due palleggiatori, tre, che anche magari se non hanno grandissime doti di palleggio, però tre contro uno ti fanno fare il torello, il cosiddetto torello, e ti fanno girare a vuoto. Tu potessi rigiocare la partita di sabato, cosa cambieresti? Cioè, nel senso, senza vergogna, tanto comunque allora, Mister Croce è quello che alla fine prende sempre le decisioni. Sì. Cambieresti modulo, cambieresti persone in campo, nel senso faresti convocazione diverso, perché abbiamo visto che non era convocato Nicolosi, che secondo me Nicolosi sabato poteva mettere in difficoltà soprattutto una difesa un po' lenta macchinosa, e quindi la sua velocità, magari metterlo dentro anche negli ultimi 10 minuti se si era allenato poco, poteva essere quello strappo alla partita. Sicuramente sì, come vi ho detto, un Cantelli in più in campo fa sempre comodo, però per il resto a livello di modulo no, perché bene o male è molto simile a come abbiamo giocato quest'anno, che sia a 3 dietro o a 4 fondamentalmente non cambia nulla. Sinceramente la vorrei rigiocare perché anche un avversario addirittura a fine partita, quando ci siamo salutati, mi ha detto se avreste giocato bene non sarebbe finita sicuramente 4-0. Esatto, e se ne sono resi anche, è stata più combattuta. Sicuramente, se ne sono resi anche loro che c'è qualcosa che non ha funzionato a dovere. Ecco, abbiamo analizzato, cioè si è entrato un po' nel discorso del modulo, perché noi a inizio anno siamo partiti con
4-3-1-2. 4-3-1-2 con sempre il famoso trequartista. Trequartista con i tre di centrocampo molto larghi. Esatto. Poi a metà anno, con prime squalifiche, primi infortuni, siamo passati a un 3-4-1-2 alle Venezia, sì. Diventa anche un 3-5-2, dipende se a volte abbiamo giocato senza trequartista. Abbiamo cambiato una volta il modulo proprio con il Foiano all'andata, 4-3-3, ma non funzionato. Poi 3-4-1-2, 3-5-2, non me lo ricordo magari. Sì, poi c'è stato anche un 4-4-2 classico. 4-4-2 classico. Ecco, ti faccio una domanda strettamente personale. Qual è, in quale modulo te ti senti più a tuo agio? E perché comunque alle Venezia hai giocato bene anche di dietro, yeah, hai fatto il trequartista, insomma, ti ha un po' spostato in quasi tutte le zone. Penso che sei l'unico, perché ho fatto anche la punta, salvo fatto, quindi penso, fatto, difensore centrocampista, punta, quindi vabbè, punta lasciamo perdere. Vabbè, però comunque un po' la notte nell'Inter quando entra dentro, Qual è il tuo il modulo che preferisci e la posizione del campo che Modulo che preferisco sinceramente non c'è, perché meno male nella mia esperienza calcistica ho sempre Roberto. Ho giocato sempre il 4-4-2, 4-3-3, difesa a 3 ci ho giocato penso quasi mai, però quindi da quest'anno ho giocato una difesa a 3, gioco anche a 3 dietro, non ho mai giocato, ho giocato 4-4 dietro centrale, però quelle preferisco diciamo è 4-3-3, però con l'esterno molto, cioè i metri di centrocampo molto vicini, non larghi, e quindi diciamo una zona un po' più centrale del campo, magari meno esterna, perché certo, tutto che fise da esterno non ci so, cioè, purtroppo passo non è quello, passo non è quello lì. Sabato secondo te il fatto di, cioè ad esempio io quando Mr. Croci venne da Water Channel disse che stava provando, anzi non è che disse, gli scoprì che stava provando la difesa a 3. Inizialmente ero un po' scettico perché secondo me non avevamo giocatore con le caratteristiche, o perlomeno dovevi sacrificare qualcuno in qualche ruolo. Invece mi ha smentito in maniera egregia tutto gennaio e tutto febbraio questo fatto. Sincero, anch'io ero molto scettico. Perché la prima volta che si provò fu con un amichevole con la prima squadra della Virtus e fu un disastro. Per me, anche per Cavallini fu un disastro. Sì, chiaramente il passo è diverso. Il passo è diverso, però mi devo ricredere. Secondo me. Effettivamente il 3-4-1-2 con il famoso trequartista che piace tanto a Mr. Croci, la squadra non ha girato male, anzi, ha permesso sia a Pampero sia a Zevolini magari di giocare un po' più alti, avere un po' meno responsabilità a livello difensivo e di giocare anche un po' più tranquilli, tipo Zevolini. Nell'ultimo, perlomeno tutto febbraio, ha fatto un grandissimo mese, uno sempre dei tre migliori in campo. Sabato invece anche lui ha avuto grosse difficoltà. Lo stesso CRT ha avuto grosse difficoltà. Come mai non c'è stato questa connessione mentale fin dal primo minuto? Come vedremo dopo nell'intervista di Mr. Croci, lui si assume un po' le responsabilità di questo blackout mentale. Secondo te qual è stato il motivo? Cioè, è andato male in settimana? Sicuramente la partita? Forse allenamenti non c'ero, quindi non te lo saprei dire. Quindi, però se in settimana ti alleni male è inevitabile che il sabato bene è difficile che giochi, o almeno con la testa non ci sei. Quindi se ti alleni bene, se sei convinto di quello che fai, il sabato poi te lo ritrovi. Non credo sia colpa solamente di Mr. Croci, fondamentalmente poi in campo. Cioè mi ha motivato comunque sia il solito modo. No, anche perché era una partita che per noi diciamo fondamentale. Non servivano motivazioni. Non servivano motivazioni perché se volevamo sperare in un briciolo di arrivare ai playoff, dovevamo far risultato, vincere a tutti i costi. Quindi le motivazioni c'erano e come, anche Mr. Croci ha caricato a dovere, solamente che non siamo entrati, diciamo che si è perso un po' l'entusiasmo che si era arrivato a inizio anno.
molto entusiasmo all'inizio anno, siamo andati un po' in questo giorno di ritorno molto a calare. Infatti effettivamente ho visto anche un po' mister Croci molto demoralizzato ad abbandonare le tribune sabato per comunque sia venire nello spogliatoio da voi ragazzi. È una cosa che non avevo mai visto, neanche nella sconfitta per 3-0 contro la Polisportiva Albergo di Veto, va bene, era la prima classifica e tutto, però non avevo visto neanche magari qualche, contro qualche altra squadra e avevamo perso qualche punto, perché comunque si era visto sempre bene o male un po' di reazione in campo. Invece sabato il 3-4-0 sono venuti con la squadra completamente ferma. Cioè, 4-0, il 4-0 soprattutto Ippolito prova a falciare l'avversario, ma fortunatamente non possiamo dire, non, perché sennò probabilmente sarebbe stato rosso diretto perché era l'ultimo uomo, però quello che va a calciare e fa gol viene da due uscite belle di Bonelli, alla terza si ritrova il pallone lì come abbiamo visto nelle immagini e butta dentro a porta vuota. È vero, il terzo gol è bellissimo gol, quello che chiude la partita. Probabilmente Bonelli, essendo un portiere, non ha giocato tantissimo quest'anno, ancora c'aveva la... era entrato da 5 minuti, c'aveva un po' da attaccare il cervello e ci può stare, perché comunque sono convinto che se gli ritira 5 volte in quel modo, altre 4 gliele ripara. No. O comunque, se ritira in quel modo. Se ritira in quel modo, esatto. Sì. Bellissimo gol, bellissimo gol, lo rivediamo, però sì, sì, ha pescato un po' i gialli del sabato pomeriggio, là, diciamo così, per tanti fattori. Però poi tutta la squadra è stata ferma. Ferma. Il quarto gol è proprio a livello emotivo è stata una mazzata. Anche per me personalmente, perché veramente imbarazzante, è stato veramente imbarazzante. Peccato perché c'era anche una bella cornice di dubbio sia di Fogliano che di Asciano, che è stata una proprio. Era una bella cornice, insomma. Abbiamo sempre, cioè quest'anno le partite abbiamo perso, però bene o male l'abbiamo perso con dignità. Cioè, diciamo. Anzi, probabilmente sprecando anche oppure gonfiando il risultato perché abbiamo sbagliato anche molti gol. Esattamente. E sì, perdere in questa maniera è un po' a livello emotivo, un po'. Già che veniamo da un periodo non bello. Perdere anche in questa maniera di. È stata a livello mentale, secondo me si è accusata molto, anche mister Croci l'ha accusata. Ecco, prima di andare a sentire le parole di mister Croci, ti faccio l'ultima domanda. Ecco, hai detto che a livello mentale l'abbiamo accusata, anche mister Croci l'ha accusata, cosa vi ha detto sia martedì sia giovedì all'allenamento e qual è stato l'animo, lo spirito dei tuoi compagni di squadra che hai trovato? Nel senso, ok, ci mettiamo una presa sopra, è stato un sabato da dimenticare, riproviamo, oppure hai visto proprio gente un po' demoralizzata? Allora, mister Croci, due parole giusto per prassi, diciamo. Dove mi ha detto ha fatto telecamera spenta che ha fatto un po' una culpa, ma subito smentito perché non c'era da fare mia colpa sostanzialmente. Cioè, era difficile poter trovare delle colpe. Lui ci mette in campo nella nostra testa, esatto, non ci può entrare, quindi la squadra, diciamo che ci abbiamo messo una pietra sopra, però rispetto alle altre sconfitte si è fatta un po' sentire. Come ho detto, non c'è quell'entusiasmo che ci vostra, che è sempre questa, cioè che è sempre distinto questo gruppo. Sabato proviamo sicuramente campo molto difficile, una squadra molto difficile molto in forma. Il risultato ci potrebbe fare alzare un attimino la testa, però come ho detto non è facile e sta soprattutto a noi. Rientrare con la mentalità di sabato sicuramente sarebbe sicuramente un altro risultato, un altro risultato molto negativo, che perché lo ricordiamo, giochiamo contro a Rigomagno alle ore 15:30, pertanto vedremo dopo tutto il turno della prossima giornata del girone B, la seconda divisione qui Sparezzo, campo di Rigomagno in cui abbiamo già avuto una sconfitta contro la Sinalonga, perché comunque è un campo che
non permette di esprimere il gioco che ha sempre contraddistinto questa squadra, ovvero il giro palla a terra, perché il campo è piccolo, un po' zolloso, quindi è un po' un campo da battaglie, diciamo così. Fisicamente non è che poi siamo tutti questi giganti, mentre Ricomagno ricorda che comunque era una squadra comunque esperta, piazzata abbastanza bene, che in casa ha perso pochissimi punti, anzi addirittura ha vinto anche il recupero contro l'Albergo di Becco, vincendo per un secco 2-3-0, quindi insomma risultato sonoro, che comunque andremo a analizzare poi, magari anche quello è stato il trascorso di Romagna in casa dopo. Molto bene, andiamo a sentire le parole di Mister Croci e lascio lanciare a te il TT Time, perché TT is back, è tornato come nostro inviato amatoriale. TT Time! Questo lo usiamo, questo TT Time qui e lo usiamo. Le parole di Mister Croci. Ciao a tutti, siamo qui al Bar Hervé col mister Francesco Croci, che come al solito ha visto la partita dalle tribune, speriamo sia l'ultima volta, e gli chiediamo un commento a caldo su questa partita che ci ha visto sconfitti per 4-0. Teoricamente fino a sabato prossimo è l'ultima partita di squadriti, così che sarà l'ultima volta in tribuna. La partita è andata male, avevo chiesto una prova di forza e me ne fo una colpa, perché non ho trasmesso il carattere che volevo e che volevo, cioè che volevo si facesse in partita, e quindi me ne fo una colpa, e potremmo migliorare, però abbiamo sbagliato completamente il carattere e l'atteggiamento della partita. Quindi se ne fai una colpa, però il campionato non è finito qui. Come vedi il futuro di questa squadra? La squadra è positivo, perché il gruppo è saldo e ci divertiamo comunque. Per quanto riguarda il campionato non è finito, però avevamo una chance di rientrare nel giro dei playoff, è una partita parecchio abbordabile e l'abbiamo sprecata. Ok, da qui dal Bar Hervé è tutto, ci vediamo tra poco con uno dei principali dirigenti. Eccoci tornati qua nel nostro studio 2 di Radio Epicentro, al salotto di Amateur Channel, con il nostro ospite di stasera, Lorenzo Magi, ovvero L Magi, nella maglietta L Magi, L.Magi. Come abbiamo detto prima, abbiamo sentito le parole di Mister Croci, un mister un po' anche nel post-match amareggiato dalla sconfitta, un po' anche lì fa il mia culpa, anche se abbiamo detto che secondo noi comunque è in colpa di Mister Croci, sì, può aver sbagliato magari formazione o la comparsione di Leolosi che poteva far comodo, però alla fine in campo ci vanno i ragazzi. Se i ragazzi non rispondono può fare l'allenatore. Quindi dopo sentiremo anche le parole del dirigente Davide Manieri, nonché main sponsor degli amatori Asciano 2018, che comunque anche lui comunque da dirigente bene o male è anche soddisfatto alla fine del trascorso di tutta la stagione, quindi comunque sentiremo che dice. È il momento invece adesso di andare a vedere quelli che sono stati tutti i risultati dell'ultima giornata di campionato, compreso il recupero di mercoledì tra Assina Longa e il Montagnano. Quindi andiamo a vedere tutti i risultati. Eccoci qua nel sito dei nostri amici della Wisp Arezzo, che salutiamo. Come vedete qui, per adesso il sito dà solo il risultato del recupero di mercoledì, quindi andiamo nell'ultimo comunicato ufficiale e vediamo quali sono stati i risultati. Allora, Real Pieve batte in casa per 2-0 il San Lorenzo, partita che comunque avevamo un po' pronosticato in virtù anche di quella che era la classifica della scorsa giornata, quindi risultato importante per il Real Pieve, perché comunque stacca ulteriormente gli amatori Asciano e comunque rimane attaccato a quello che può essere il filone dei playoff, anche se sono ancora molto lontani.
A Sinaloga perde in casa contro il Fonterosa. Chiaramente questa era la Sinaloga era la giornata ufficiale, cioè quella del recupero, la vedremo dopo, che è stata giocata mercoledì. Perde in casa 3-0 contro il Fonterosa, anche questo era un po' un risultato pronosticato, un po' votato alla SNAI, si potrebbe dire, perché comunque il Fonterosa sta facendo un buon girone di ritorno. Il Val di Loreto pareggia in casa con 3-3 contro la Polisportiva Albergo Liveto. Questo invece era un risultato che con il nostro scorso ospite, ovvero il dirigente Pancieri e Cerreditti, non avevamo pronosticato, anzi lo davamo molto per scontato questo risultato, perché comunque i punti in classifica sono tanti. L'Albergo Liveto veniva da due settimane comunque positive, nonostante un campionato, un girone di ritorno molto altalenante, e anche l'Albergo Liveto adesso ha perso tutto il margine di vantaggio che si era guadagnato nel girone d'andata, come vedremo dopo quando andremo ad analizzare la classifica, perché adesso è solo a più uno proprio dal Montagnano, e quindi insomma i giochi sono riaperti. Quello che sembrava un campionato ormai scontato al giro di boa adesso è da vivere fino all'ultima giornata, e chissà se magari proprio l'Amatoria Sciano, speriamo, al ritorno contro l'Albergo Liveto un dispettino giusto per amor proprio, per dire sì, vabbè, abbiamo fatto perdere il campionato napolista, no? Ci può stare sempre, no? Sì. Comunque 3-3 tra Val di Loreto e Albergo Liveto, quindi risultato un po' così, un po' sorprendente. San Polo perde in casa contro il Real Club Montagnano per 2-0. Barlefonti vince in casa contro il Rigomagno, quindi Rigomagno che comunque veniva da un bellissimo periodo positivo, un mezzo passo falso ci può stare, perché comunque giocava contro il Barlefonti, era un po' quello che potevamo considerare uno scontro diretto per il quinto posto per il playoff. Invece ha perso un'occasione a Rigomagno, anche se sabato giocherà contro l'Amatoria Sciano, quindi le troveremo sicuramente ancora più agguerriti, per noi sarà ancora peggio. Ancora peggio. Come abbiamo visto poi l'Amatoria Sciano contro l'Amatoria Fogliano, 0-4, roboante sconfitta quella dell'Amatoria Sciano. E poi ultima in lista c'era Pratantico contro Gold Boys, 5-2, Pratantico che dopo un inizio di girone di ritorno un po' così e così, perdendo molti punti in classifica, adesso si è ripresa bene con la scorsa vittoria contro di noi per 3-0, e adesso 5-2, Pratantico che comunque ha risvegliato il bomber Guizzunti, che sale a quota 35 reti, Guizzunti Francesco. Tra l'altro nel fuori onda avevamo anche cercato se giocava, se lo riuscivamo a trovare su tutto campo come tesserato in una squadra. L'abbiamo trovato, però non abbiamo trovato la squadra, quindi non si sa se è un aggiornamento vecchio o tutto. Comunque voci dicono che giochi anche in terza categoria, ma comunque per fare 35 reti sicuramente è un passo molto differente. L'abbiamo visto anche contro di noi, dove ci ha fatto 3 gol, quindi questa giornata ne ha fatti 2, insomma un giocatore che trova bene lo specchio della porta, diciamo così. Probabilmente anche un giocatore che lo trovasse ben a metà, a noi ci farebbe comodo. Molto. Vedendo comunque, anche se fa la metà di gol. Metà di gol, esatto. Anche un terzo. Un terzo, sì. Ci siamo contenti di gol. Quindi questi sono stati i risultati dell'ultima giornata giocata appunto nel girone B della seconda divisione Wisp. Andiamo a vedere quelle che sono le sfide che potrebbero interessarci, perché noi comunque non abbiamo giocatori di fila, quindi sabato scorso siamo stati molto bravi, comunque la partita è stata molto tranquilla, molto sportiva, fair play, sì, insomma, sì, l'arbitro ha sbagliato poi niente, è stato molto bravo, si vedeva anche dalle tribune che quando sbagliava comunque ci potevi parlare, non era un protagonista, diciamo così, quindi ha agevolato molto anche questo fatto dei cartellini. In diffida il Romagno deve stare in guardia Andrea Parri, quindi probabilmente
non si sa, probabilmente giocherà, però comunque un occhio di riguardo per Andrea Palli sabato con tutti noi in Rigo Magno, Amatoria Sciano. Rigo Magno che ha anche un espulso per sabato, Claudio Legnaioli, che non so se è un dirigente o un giocatore, e poi comunque non ci sono altri giocatori da segnalare. Vediamo se c'è qualcuno tra... Ah, esatto, anche Flavio Farsetti, per due giornate addirittura, quindi Rigo Magno assente anche di Flavio Farsetti. Questo forse mi fa pensare che ci possa essere stato un po' di confusione nell'ultima partita di Rigo Magno, perché due giornate, una giornata, e segno comunque due squalifiche, due espulsioni, una diffida, quindi sicuramente un cartellino giallo. Ci sta che sia stata una partita molto rilanciata, vedendo anche il risultato. Comunque sicuramente è stata una partita combattuta, perché comunque era molto tirata delle posizioni classiche, e poi risultato abbastanza secco per 1-0. Andiamo ad analizzare la classifica, andiamo però nel sito della Lega Calcio di Sparezzo, perché comunque, come vi dicevamo, guardando il tabellino della partita recuperata il 26, quindi mercoledì, anzi no, martedì, alle ore 21 allo stadio di Rigo Magno si è giocata il recupero tra Sinalonga e Real Club Montagnano, dove Montagnano appunto ha battuto 2-0 con il gol di Alin e Edoardo la Sinalonga. Partita che comunque anche in questo recupero noi l'avevamo già detto un po' scontato, quindi risultato un po' scontato, però come ben sappiamo nel calcio i risultati scontati non ce ne sono, soprattutto in questa categoria. In questi campi dove comunque Rigo Magno, campo che anche per le grandi squadre può essere molto insidioso, come abbiamo visto anche appunto nell'Albergo di Veto, che andata a pareggiare contro una squadra di inferiore classifica, e quindi la classifica si smuove così. In testa ancora la Polisportiva Albergo Oliveto con 33 punti e 60 reti fatte e solo 22 reti subite. Allora, perché vi diamo questo dato? Perché comunque 60 reti fatte si denota sempre, e comunque sono la maggiore forza, tutte le settimane vanno sempre perlomeno in doppia cifra, e si vede anche dai gol fatti, però rispetto al girone d'andata delle lacune difensive si sono viste, perché comunque al giro di boa l'Albergo Oliveto aveva chiuso con solo le 9 reti subite, e adesso sono a 22 reti subite, quindi comunque hanno subito già più del doppio, con ancora diverse giornate da disputare. Come il recupero vinto, il Real Club Montagnano quindi va solo a meno uno dalla capolista, campionato riapertissimo. Però se guardiamo i numeri, 34 reti fatte e 19 reti subite, è una squadra che alla fine non fa tantissimi gol, però è una squadra quadrata, vince con pochi gol di scarto, e però subisce anche poche reti, se non altro è anche una, se non la miglior difesa del campionato insieme al Fonterosa, con solo 19 reti subite. Comunque è un buon dato questo. In terza posizione ci sono a pari merito Prato Antico e Fonterosa a 30 punti, e leggendo un po' le statistiche sono Prato Antico con 56 reti, la seconda forza del campionato, a reti fatti appunto chiaramente di 56-35 ne ha fatte solo una persona, bene, perché la squadra gira per lui, quindi è segno che gira, però è lui a concretizzare le occasioni che gli creano compagni. Non è una gran difesa comunque il Prato Antico, perché ha 33 reti subite, se ci paragono alla nostra difesa, ci paragono a noi 31, quindi fondamentalmente anche noi abbiamo avuto un po' un blackout in queste ultime due settimane, comunque abbiamo chiuso il girone d'andata con solo 19 reti subite noi. Quindi un po' nelle ultime settimane ci siamo lasciati andare, eravamo una delle migliori difese tra l'altro. Fonterosa invece squadra più o meno come il Montagnano, molto quadrata, 19 reti subite, solo 37 fatte, quindi probabilmente c'ha infatti qualche partita persa
il più del Montagnano, per pochi metri di scarto di sicuro, però terza. Quarta posizione, in maniera solitaria troviamo il Barne Fonti a quota 28 punti, poi ci sono gli amatori Foianes con la vittoria di sabato sono salite a 25 punti, staccando il Rigo Magno che rimane dietro a 23 punti. Poi troviamo a stessa posizione Real Pieve e Gold Boys con 20 punti, gli amatori Asciano a 19 punti, il San Lorenzo a 14 punti, Val di Noreto a 12 punti, San Polo 12 punti e poi chiude la Sinalonga a 10 punti. Classifica che nell'ultima giornata, con anche il recupero, si è smossa molto, perché fino a qualche settimana fa c'era comunque dalla seconda alla quinta, erano tutte a 26 punti, 28 punti, poi mezzo passo falso del Barlefonti, mezzo passo falso dell'Albergo di Vieto, recupero vinto dal Montagnano, e insomma adesso si sta denotando quella che è la lotta scudetto, chiamiamolo così, la lotta a girone, e anche quella che può essere la lotta playoff. Cosa ne dite a questa classifica, ricordandoti anche quella che era sicuramente la qualche punto in più noi le potevamo avere, sicuramente anche abbastanza di più. Secondo me non è molto veritiera. Vedendo anche le squadre che si sono andate a affrontare. Sì, secondo me qualche punticino in più ce lo meritiamo, sicuramente. Allora, ricordiamo che noi con il San Polo in casa abbiamo perso 2-0 e abbiamo pareggiato 1-1 in casa loro, quindi noi abbiamo perso comunque sia punti preziosi con la penultima. La Sinalonga al ritorno, perso al ritorno, e alla data si dovrebbe vincere 2-0. Esatto, 2-0. Poi Val di Loreto, altro pareggio. Gold Boys, altro pareggio. Quindi sì, effettivamente con le squadre che teoricamente, se vuoi ambire a qualcosa, devi fare punti, abbiamo lasciato un po' troppo correre, un po' troppo per strada. Sì, sicuramente sì. Secondo me questo denota un po', come abbiamo detto anche prima, un pizzico di inesperienza. Soprattutto non abbiamo mai fatto squadre che hanno molta esperienza. Io penso siamo la squadra più giovane del campionato. Sì, a livello, consideriamo tra i più anziani dello spogliatoio, consideriamo De Rio, che è un classe 87, poi abbiamo da classe 87 saltiamo in avanti direttamente alla classe, forse Bonelli è un 88 o un 89. Ecco. Bonelli poi possiamo dire già al 91. Con Cavallini, Rizzuto, Rossi, Cantelli, poi tutti dal 91 in giù, insomma. Sì. Il ceppo grosso della squadra comunque si forma un po' come l'Ajax, con campo sempre 8-9 giocatori. Sotto scorso eravamo 2-3 97, un 96, un 98. Quindi comunque probabilmente esperienza che paga, soprattutto con queste squadre di bassa classifica. Anche poi magari che ha giocato in categoria che ha molta più esperienza di noi, e questa si vede e si paga anche perché comunque le altre squadre, sì, è vero, magari ci sono giocatori anziani, però comunque ci sono magari giocatori anziani che hanno iniziato a fare l'amatore da anziani. E quindi hanno concluso la carriera dopo aver fatto anni magari tra prima, seconda e terza categoria, insomma. Sicuramente. Alla fine dei conti, secondo me, è qualcosa che si fa sentire, e lo abbiamo visto soprattutto con squadre come il San Polo all'andata, nettamente peggio di noi, fisicamente messi nettamente peggio di noi, nonostante tutto 2-0. Squadra come la Sinalonga, che anche la Sinalonga sì, ha dei pezzi di giovani, però comunque ha quei 4-5 over 30 che gli hanno fatto la differenza, magari saper dare la spallatina in area di rigore, saper cadere, conquistarsi il fallo in fase difensiva. Sono piccolezze che noi ancora non abbiamo. Un po' di malizia ci manca. Sì, molto bene, abbiamo analizzato l'ultima giornata
appunto trascorsa tra il weekend di venerdì e lunedì, ho preso anche il recupero di mercoledì. Adesso andiamo a sentire le parole di Davide Maniere, dirigente dell'Amatore Asciano, che come abbiamo detto prima uno tra gli sponsor di questa squadra, che si ritiene abbastanza soddisfatto comunque del trascorso complessivo dell'annata. Allora rilanciaci appunto il Titty Time. Titty Time! Al Bar Hervé, con uno che dicono sia un dirigente degli Amatori Asciano, ma che in realtà non si vede più, nessuno lo conosce, dicono faccia un Moscow Mule davvero incredibile, però chi lo sa, eh? No, purtroppo in questo periodo sono state varie vicissitudini che mi hanno allontanato fisicamente dalla squadra, ma con la mente e la concentrazione siamo sempre lì a bordo del rettangolo di gioco. Niente, e mi permetto di dire una cosa importante in questo periodo dove purtroppo la fortuna non gira dalla nostra parte, dove la squadra purtroppo è caduta in qualche sconfitta, ma ci può stare, un periodo particolare della stagione, ma quello che vorrei fortemente dire è che la dirigenza e tutto lo staff crede fortemente in una ripresa. C'è grande fiducia nei confronti dell'ambiente, di Mister Croci, di tutti i ragazzi che vanno in campo. Niente, speriamo di chiudere in bellezza questa prima stagione, che comunque non è che stia andando malissimo, non dimentichiamo che questo progetto è nato da poco. E niente, se voi non mi vedete, perché sono comunque in giro per l'Italia e l'Europa, insieme ad altri dello staff, per progettare prossimo anno, cercare di cercare qualche innesto che ci possa portare al playoff, magari al salto di categoria. Comunque da parte mia e credo da parte di tutta la dirigenza c'è grande fiducia e voglia di riprenderci, è solo un momento e niente, bocca al lupo per questo fine di stagione. Senti, hai parlato della fiducia data a Mister Croci, però qualche voce dice che la sua panchina sia a rischio perché ci sono un paio di contendenti importanti. Ma te cosa ne pensi? Niente, qualcuno mi ha accusato di essere andato a Salisburgo per chiacchierare con qualcuno che prenda il suo posto, non è così. Adesso siamo andati a vedere un terzino che potrebbe interessarci, di sinistra. A parte quello, a parte gli scherzi, no, non credo ci siano le condizioni per far traballare una panchina. Ecco, ripeto, siamo all'inizio di questa stagione, primo anno, quindi voglio dire, se vogliamo crescere e continuare, cambiare la parte tecnica, o meglio allenatore, secondo me non sarebbe tra le idee migliori, ma io non credo ci siano gli estremi per arrivare a questo. Vediamo, è solo un momento. Con Mister Croce alla guida credo che possiamo tranquillamente ritrovare il nostro equilibrio. Perfetto, con queste parole ottimistiche vi lasciamo. Dal Bar Hervé è tutto, linea allo studio. Arrivederci, seguiteci su Sky. Eccoci tornati in studio dopo le parole di Davide Maniere. È il momento che tanto tutti i nostri ospiti aspettano con un po' d'ansia anche. Addio, quello è il nostro quizzettone. Allora, come tutte le settimane, per mettere un po' a nostro agio l'ospite, facciamo le classiche tre domande easy di riscaldamento. La prima è: quanti punti ti dà in caso di vittoria del campionato amatoriale WISP? 2 in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio. Ok. Quante sostituzioni puoi fare? 7, quindi tutta la panchina, 2 disponibili, insomma. Perfetto. Non ci sono limitazioni. E quanti minuti dura una partita? 40 a tempo o più il recupero eventuale. Perfetto. Queste cose sono abbastanza preparate, vediamo se sei preparata abbastanza da poterti permettere anche di discutere con l'arbitro, andando a conoscere a fondo quello è il regolamento del gioco del calcio, anche se non sei un tipo di discutere molto con l'arbitro, non ho questa dose di famiglia. Team puntata magi, più considerato sì, team magi, il cattivo della famiglia, diciamo così, sì. Poi c'era anche
anche Rimagine, c'era un vecchio coro che... Sì. Maci Roberto Santicchia. Esatto, che i boys a Sciano, i famosi boys, il gruppo ultra della Virtus, capitanati insomma da tanti personaggi noti del nostro paese, che cantavano era Maci Roberto, se non sono picchio mi diverto, quindi questo qualcosa fa lasciare. Te invece hai preso un po' più la parte buona della famiglia. Ok, allora andiamo subito a fare il nostro quizzettone. Vi facciamo vedere adesso quella che è la classifica per adesso del nostro quizzettone. Ve la facciamo vedere subito, eccola qua. Per adesso troviamo in prima posizione l'Oryx One, che è il nostro telecronista di fiducia, con due risposte su tre corrette. Poi insieme a lui troviamo Cantoro, Conor De Bryan, che è Conor, Paolo Maxi e Marioschi. Con una risposta su tre troviamo il mitico Kunna. Inaspettato. Secondo me sì, uno su tre inaspettato. Sì, soprattutto per come si è presentato quando ha lanciato la Highlights. Mi sarei aspettato uno 0 su 3, invece è stato bravo. Poi anche uno su tre, il dirigente Andrea Francioni, nonché chiamato Panceri. Una su due, Mr. Croci, 0 su 2 CRT, ti sai la storia del non su 2, sì, erano insieme e hanno smistato le domande. Pampero, 0-5 su 3, perché comunque non avendo mai giocato a pallone una domanda si orresse, la fece bene, insomma alla fine 0.5 punti, gliel'ho dati per essere magnanimo. E poi invece chiude la nostra classifica, 11esimo, 0 su 3, il nostro Filippanera, che è però comprensibile perché lui viene da uno sport come il rugby, dove alcune di queste regole non c'entrano assolutamente. Molto più fisiche. Molto bene, dopo aver visto la classifica, sai come funziona: hai tre domande a disposizione, mi devi dare un numero da 1 a 9 e poi hai 10 secondi di tempo per rispondere alla domanda e fare i tuoi ragionamenti, e poi vediamo cosa viene fuori. Molto bene, iniziamo dal numero 3. Domanda che tra l'altro è anche riscappata ultimamente nelle ultime settimane, proprio anche brevissima. Allora, un giocatore batte un calcio di punizione verso la propria porta, il portiere non tocca il pallone che va in rete. Il gol è considerato valido? A. Sì, è valido perché l'arbitro ha fischiato e quindi ha fatto riprendere il gioco. B. Sì, è valido ma il giocatore merita di stare in panchina. C. No, perché non si può fare autorete con un calcio di punizione. Leggi bene la domanda, perché c'è una parola soprattutto che ti aiuta a capire qual è la risposta corretta. 10 secondi da ora, puoi fare il ragionamento ad alta voce. Come il ragionamento, cioè la logica dovrebbe essere simile a quella del fallo laterale, quindi considerando una rimessa in gioco, se il portiere non tocca il pallone non può essere gol, quindi penso sia la C. Ok, accendi e confermi la C? Confermo la C. Allora, analizziamo insieme per le altre due risposte, insomma tutte le risposte che c'erano. La B da esclude. Comunque sì, è valido, ma il giocatore merita di stare in panchina, motivazione squallida, no? La A, sì, è valido perché l'arbitro ha fischiato e ha fatto ripartire il gioco, era quello che ti poteva trarre in inganno. Infatti la risposta corretta, come ha detto il nostro L Maci, era la C, la lettera C, perché comunque essendo una rimessa in gioco dopo un'infrazione, quindi comunque c'è stato un fallo, non puoi fare la tua rete perché non c'è nessun tocco né di un avversario né del portiere o di un altro compagno, quindi il pallone non è considerato ancora rimesso in gioco. Vi diamo un consiglio, cioè non provateci a casa, non provateci in trasferta, soprattutto non provateci... perché non credo Mr. Croci reagisca molto bene, ecco, perché comunque anche se il gol è invalidato viene messo in banchina e poi probabilmente viene anche picchiato sia da compagni che da Mr. Croci. Poi in attenzione, probabilmente essendo abituato a parare, prende e si butta sulla palla per parare, la tocca, fa anche gol. Qualcuno che fa il tocco sicuramente ci sarebbe. E poi cosa da insomma non sottovalutare,
chissà se anche gli arbitri conoscono a fondo il regolamento e non sono tanto sicuro. Non sono tanto sicuro, quindi il nostro L Magi parte benissimo 1 su 3, rispondendo in maniera esatta alla prima domanda, quindi a quello della disposizione. Vediamo se può essere il primo che ambisce a fare il 3 su 3, scavalcando anche Lorenzo Suani, il nostro Lorenzo Giulianini. Dammi un altro numero, Lori. Allora, vediamo un po' il 6. Molto bene, stai facendo la tabellina. Sì, a questo punto possiamo al 9. Ok. Allora, domanda numero 2. Il pallone sta per entrare in rete. Un difensore lancia il suo parastinchi ed evita il gol. In questo caso è considerato rigore? A. No, si riprenderà un gioco, un calcio d'angolo. B. Sì, perché in nessun caso si può rimanere in campo senza le protezioni. E C. Sì, perché si considera il parastinchi come un prolungamento della mano. Quindi 10 secondi, puoi ragionare a voce alta. Allora, questa è una cosa che sinceramente non è molto usuale, insomma, non si è visto. È più facile vedere un cane che attraversa l'area di rigore. Esatto, ci sono qualche video su Facebook. Sinceramente non la so. Non ne ho più idea. Allora ti do un aiuto perché ci può arrivare alla logica qui. Perché comunque se leggi le risposte, forse un aiutino ti può arrivare. Però mi devi dare una risposta perché le decisioni sono passate. Io dico wow. Allora, in questo caso andiamo ad analizzare. Te hai detto accendi la confermi. Sì, confermo. Allora, in questo caso partiamo dalla B. Sì, perché in nessun caso si può rimanere in campo senza protezioni. Non è che l'arbitro concede un rigore perché sei senza protezione, c'è munizione, ti dà la munizione, ma finita lì. No, si riprenderà con un calcio d'angolo. Perché un calcio d'angolo? Sinceramente non lo so, sinceramente no. Calcio d'angolo. L'unica possibile la C è che effettivamente, infatti, la risposta corretta era la C, perché comunque aumenta il volume del corpo. Esatto, aumenta il volume del corpo. Per assurdo, se tu lanciassi lo scarpino o il parastinco con il piede non sarebbe rigore, perché con la mano non puoi toccare il pallone, ma con il piede sì, quindi aumenteresti, prolungheresti il tuo arto inferiore. Se lo facesse il portiere, teoricamente sarebbe buono, come si vede anche ad Olli e Benji, dove Benji lancia il cappellino, quindi non è rigore, perché comunque è un po' una cosa scorretta, però non è rigore perché c'è il prolungamento della mano, e quindi lo può fare. Quindi se lanci il parastinchi e devi il pallone, non so come sia possibile deviare un tiro con il parastinchi, soprattutto quelli che ci sono ora che sono migliori, anche se poi spesso questa categoria degli amatori troviamo spesso parastinchi belli, rinforzati, in piombo, in bolle, in sfido chiunque lega di adamaggio, a mettere i classici tappetini. Esatto, perché oppure un calzettone rinforzato per fare il frigo, no, di solito questa categoria si gioca il parastinco ben rinforzato. Però comunque difficile inviare un pallone con un parastinco. Anche qui, ripeto, provateci a casa perché non si sa se poi l'arbitro lo sa e quindi magari fischia rigore, chi lo sa, insomma. Quindi purtroppo Lori svanisce il sogno del 3 su 3, quindi per adesso ancora 1 su 2 indovinate. Dammi l'ultimo numero, avevi detto facevi la tabellina del 3, quindi il 9. Chi riceve il pallone su un calcio di rinvio può essere considerato in fuorigioco? A. Sì, se si trova oltre la linea di metà campo. B. Se si trova oltre la linea dei difensori. C. No, in questo caso non c'è il fuorigioco. Ti do un piccolo aiuto perché pensa a come difendono le squadre avversarie su un rinvio dal fondo, rinvio con palla a terra, no? Non con la palla in mano al portiere. 10 secondi, ragiona a voce alta. La so, quindi tradò subito, la risposta è C. Ok, vai colpo sicuro, la accendiamo. E, signore e signori, infatti la domanda corretta era la C, perché arriviamoci per logica, questa era difficile effettivamente. Non è fuorigioco innanzitutto perché è una rimessa, quindi la consideriamo con palla ancora da rimettere in gioco, quindi non può essere fuori dal gioco se la palla non è rimessa in gioco.
È fuori gioco? Sì, se si trova oltre la linea di metà campo non lo possiamo dire, perché sennò tutte le squadre difenderebbero schiacciando tutti sulla linea di metà campo. Molto alte invece non si vede in Serie A. Si vede anche in Serie A, infatti queste sono regole comunque concepite per tutte le categorie. Sì, sì, poi sì, chiaramente ogni campionato, ogni lega, FPG oppure ISP, ASP, quelle che volete, ha le sue sottoregole che possono differenziare, però queste sono generiche. Sì, se si trova oltre alle difensori, anche qui se no si vedrebbe i difensori che tendono sempre a schiacciarsi la linea di metà campo e l'attaccante che giocherebbe davanti alla porta. Davanti alla porta, quindi. E invece non si vede, proprio perché appunto anche con il vecchio libero che si stacca non si vede. Quindi due domande su tre risposte, quindi fate corrente, vai a piazzarti in classifica alle spalle di Marioschi, però comunque questa classifica chiaramente siete tutti a pari merito, magari faremo una scena con un mega quizzettone finale, chi risponde vince appunto la cena, la cena con il Pun. Come tutte le settimane potevate rispondere al sondaggio che era nella nostra diretta Facebook, lo vedevate segnato con un pallino viola, quindi sul monitor, chiaramente ormai il sondaggio è chiuso, il sondaggio era quante risposte avrebbe fatto, avrebbe appunto risposto in maniera corretta il nostro L Magi, chi ha indovinato è invitato alla cena con il Pun di fine anno, ok? Magari la facciamo proprio sulla chiusura, dove lui risiede e padroneggia insieme a Conor Giorgio, esatto, sono i duchi di chiusure loro, Allora, molto bene, torniamo seri, abbiamo fatto il pezzettone con il nostro Lori che comunque si è decretato abbastanza soddisfacente, un piccolo errore di disattenzione alla seconda domanda, dove però spesso ci adano un po' tutti. È il momento di andare ad analizzare quello che sarà la nostra squadra avversaria e soprattutto quello che sarà poi tutto l'impegno della prossima giornata del campionato amatoriale WISP. Torniamo sulla pagina web dei nostri amici della WISP Arezzo. Non abbiamo visto prima i marcatori, lo facciamo adesso, avevamo detto comunque i Guizzunti con la doppietta di sabato scorso, rimane comunque il capocannoniere in discorso con 35 reti, Stagno Giuseppe quota 14 e Maccari Andrea che raggiunge a quota 13 Bomber Pescara Nicola, che sarà appunto nostro prossimo avversario sabato a Rigomagno. Maccari era a quota 12 con il gol appunto di sabato scorso, che lui è andato in rete, quindi sale a quota 13. Vediamo il prossimo turno, perché partiamo dall'anticipo di... eccolo qua, il prossimo turno, esatto, eccolo qua, perfetto. Venerdì 29, quindi stasera alle ore 21 a Renzino si giocherà Gold Boys contro Real Pieve. Sempre stasera ci sarà alle 21 l'anticipo a San Lorenzo, tra San Lorenzo e Assinalonga, e sempre alle ore 21 a Villaggio Dante si giocherà Fonterosa contro Val di Loreto. Bene, analizziamo queste tre partite in virtù anche quelle che sono le posizioni in classifica. Gold Boys Real Pieve, questa è un bello scontro per rimanere agganciati nella zona playoff, anche se che per loro sarà molto difficile rientrare nel playoff, però per il piazzamento in classifica, per l'onore, è uno scontro diretto. Quindi risultato possiamo dire incerto, sì, avendo visto entrambe le squadre. Poi il campo di Renzino è molto piccolo anche quello, quindi è un po' molto buio, aggiungerei. Quindi giocarci in notturna. In notturna può essere un'arma a favore più per chi ci gioca in casa ed è abituato. La seconda giornata era molto buio e molto freddo, mi ricordo, quindi domani sarà probabilmente, cioè stasera, domani e anche domenica saranno giornate ventose. Vabbè, domenica si gioca di solito il campionato amatoriale WISP, però comunque sarà un weekend abbastanza ventoso e potrebbe anche condizionare anche quello che è il gioco
delle palle. Già c'è condizionato. Già c'è condizionato nel pareggio di Montagnano. A Montagnano, esatto. Allora, San Lorenzo a Sinalonga. San Lorenzo a Sinalonga, altro scontro capo a Valenza, possiamo dire così, sì. Se non per l'onore. San Lorenzo però vincendo, in caso della nostra sconfitta, si rifarebbe sotto, perlomeno sì, a noi in classifica. Quindi partita anche questa che teoricamente un po' risultato ambiguo, non si sa come potrebbe finire. Avendo visto entrambe le squadre, forse darei più vincente il San Lorenzo della Sinalonga, diciamo. Sì, sì. Poi anche il fatto di giocare a casa. Fonte Rosa Val di Loreto comunque viene da un buon pareggio contro l'Albergo Oliviero, però Fonte Rosa, sinceramente, un buon periodo Fonte Rosa, Fonte Rosa molta senza molto senso unico. Non diamo molte chance agli amici del Val di Loreto. Molto bene, andiamo a vedere le altre giornate che si disputeranno invece tutte sabato, quindi non ci sarà il posticipo del lunedì sera a questa giornata, la decima del girone di ritorno, appunto. Apre le danze sabato alle ore 14.30 la polisportiva Albergo Oliveto contro il San Polo, partita che teoricamente dopo un passo falso l'Albergo Oliveto non credo possa in casa, soprattutto in casa con la penultima in classifica, ci sono molti fattori a vantaggio dell'Albergo Oliveto, lo possiamo dire, però poi, chi lo sa, chi lo sa, l'abbiamo visto proprio, l'abbiamo visto, sono squadre quindi sempre. Però pronostici, diciamo, sono a favore della SNAI, è quotata bassa all'Albergo Oliveto. Poi sempre sabato alle ore 14.30 nel campo di Montagnano si giocherà Real Club Montagnano contro Barle Foti, e qui si inizia a vedere una bella partita, perché comunque Barle Foti, se vuole riprendere il Montagnano, deve vincere e quindi agganciare Montagnano. Il Montagnano, se vuole rimanere attaccato all'Albergo Oliveto, deve vincere, e quindi sarà un bel match. Ora qui in classifica lo vedete sempre a meno 3, ma perché non è aggiornato il comunicato, mentre invece la classifica che adesso vedete è qui nel nostro sfondo è aggiornata, quindi è a meno 1 Montagnano. Quindi se l'Albergo Oliveto facesse un altro mezzo passo falso, punto. Non credo sia in questa giornata, magari contro di noi lo potrà fare, però il Montagnano ci può credere, lo possiamo dire, se sì, fino a qualche settimana fa dicevamo, se soprattutto alla fine del giorno d'andata dicevamo ormai il campionato è chiuso eccetera, e invece ora non si sa, quindi bella partita sarà quella di sabato a Montagnano alle ore 14.30. Chiudiamo il turno, la partita di Rigo Magno contro Amatori Asciano alle ore 15 nel campo di Rigo Magno. Vi do un annuncio in diretta, se sarà possibile cercheremo di fare la trasferta, quindi andare come facevo contro la Sinalonga, io e Lori in telecronaca, insomma, per farvi vedere la partita contro il Rigo Magno. Non ve lo diamo per certo, domani vedremo le condizioni medie, perché insomma fare le dirette in trasferta non è mai facile, quindi vedremo un po'. Se possiamo domani la facciamo volentieri, quindi comunque sia domani alle ore 15 nel campo di Rigo Magno. Se la faremo, tanto vedrete il post sulla nostra pagina Facebook e potrete seguire comodamente da casa. Chiude la decima giornata di ritorno Amatori Foiano contro Pratattivo, e anche questa nel campo di Foiano alle ore 15 sarà un bello scontro, perché comunque Pratattivo viene da un buon periodo. L'Amatori Foiano sono forti della vittoria contro appunto i nostri Amatori Asciano, e l'Amatori Foiano soprattutto se vuole sperare di rimanere e di rientrare nel playoff, perché sono sicuro che probabilmente qualcuno davanti potrebbe perdere colpi, tipo tra Montagnano e Barle Foti sicuramente ci potrebbe scappare qualche cosa. L'Amatori Foiano non devono regalare niente, e quindi insomma sarà una bella giornata di ritorno. Torniamo un attimo in studio adesso per analizzare quelli che sono i nostri avversari.
e soprattutto quella che è la nostra condizione fisica per quanto riguarda l'infermeria, per quanto riguarda assenze per lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Questa settimana ci sono state assenze a livello di allenamento, qualche problema fisico, qualcuno che è rientrato, qualcuno che è uscito, insomma. Raccontaci un po' com'è stata la settimana. Allora, questa settimana è stata piena di assenze, diciamo, non a pieno organico anche a livello di probabili anche non convocati da parte di Mister Croce. Non so, perché gli indisponibili per domani sono abbastanza, sia per problemi lavorativi e sia per allora, domani Mister Croce dovrebbe rientrare in panchina. Sì, rientra in panchina. Quindi ancora Cantelli deve scontare l'ultimo, però ho avuto un problema martedì alla caviglia. Quindi speriamo che dovrebbe essere soltanto una volta, quindi però speriamo per si possa riprendere. Quindi da una parte bene che debba ancora ascoltare un turno, da una parte sì, che ha tempo anche per riposare e non forzare sulla caviglia. Poi altri disponibili probabilmente metti per lavoro. Allora metti per lavoro, Roncucci per lavoro, Barbagli, Zevolini, Ippolito. Anche Ippolito? Sì, non so per cosa. Vabbè, il problema personale per Zevolini, un po' per. Ma che non so. Ok, quindi perfetto. No, che si sposa Zevolini, però insomma. Ma che sposa? Perché ci sta, santissimo Zevolini. Quindi siamo un po' a ferri corti. Nicolosi, non ne ho idea. Non posso. No, si è allenato questa settimana Nicolosi? No, non si è allenato. Non si è mai allenato. Non so se è per problemi di lavoro. Sì, insomma, comunque è stato assente. Quindi vediamo se comunque sia lo convoca. Molto bene. Detto questo, Rossi disponibile. Maffei disponibile. Reparto offensivo a parte Cantelli. Tutto ok, abbiamo visto che comunque Rossi non ha giocato sabato scorso perché aveva un problemino. A un flessore, un po' come CR7, insomma, il nostro CR7, CR Rouge si era fermato in settimana scorsa con un problemino e quindi sabato non ha forzato, giustamente. Sta settimana si è allenato e teoricamente è convocato. Perfetto. Rigo Magno, squadra esperta, squadra che in campo loro ha perso pochissimi punti, squadra che comunque ha uno tra i bomber del campionato, Pescara Nicola, tra l'altro ex giocatore degli Amatori Asciano quando c'era la vecchia dirigenza. Giocatore tra l'altro all'andata, nonostante la nostra vittoria per 2-1, dove segnasti io te e Nicolosi, ma che gol ha fatto Beppe, segnò anche Pescara. Il momentaneo 1-1, se no a Pescara. Sì. Che squadra ti aspetti sabato? Allora, poi andiamo a fare. Quello che mi preoccupa di più di sabato sarà il campo. Io con la Sinalonga non c'ero, però vedendo che ho diretta streaming è un campo molto piccolo. Si gioca molto sulla fisicità. Sulla fisicità. Noi abituati a giocare nel campo nuovo, magari che ti permette un giro palla. Un giro palla lì non sarà assolutamente possibile. Loro sono una buona squadra, da quanto ricordo non giocavano molto sui lanci. Quindi sinceramente non lo so, un Pescara che all'andata ricordo non giocava davanti come punto, giocava un po' più quasi seconda punta, sì, quasi anche schiacciava sulla linea di centrocampo. Sì. E come ha preparato Mister Croce questa partita? Nel senso, avete studiato qualche cosa o vi ha detto magari di fare particolarmente attenzione a qualche giocatore loro, di giocare su qualche giocatore loro? Classica settimana di allenamento, l'unica è, come ho detto, il campo piccolo, quindi sarà un po' più difficile giocare il pallone, i spazi sono un po' più stretti, saremo stretti a lanciare. Sappiamo che anche noi a livello di palle aeree non siamo, e soprattutto patiamo anche un po' le palle native, cosa diciamo che in queste ultime settimane abbiamo un po' patito. Sì. Effettivamente il lavoro di Mister Croce si è fatto vedere, anche se comunque un campo piccolo è sempre un flipper, no? Sì.
quindi il campo sarà secondo me poi anche bisogna vedere in condizioni meteorologiche, certo. Si è detto che c'è molto vento, probabilmente sarà una giornata ventosa, quindi campo piccolo, sei costretto a lanciare con il vento, quindi sarà ancora più difficile con una squadra che ha fatto un girone di ritorno strepitoso. Pescara, girone di ritorno strepitoso, sono in forma, vogliono entrare nei playoff, noi attraversiamo un periodo difficile, quindi sarà dura. Sarà molto dura. Ecco, detto ciò, che modulo ti aspetti? Che tipo di formazione ti aspetti? Chiaramente ancora non sappiamo convocati, quindi facciamo tutto un toto formazione, un toto modulo. Partiamo dal modulo. Io mi aspetto lo stesso modulo di sabato. 3-4-1-2. Sì, 3-4-1-2. O al limite un 4-3-1-2. 4-3-1-2, ok. Però viste le assenze anche a livello difensivo, probabilmente giocherà 3-4-1-2. Ok, passiamo alla formazione. Pizzone in porta, titolare. Centrali C.R. Titti, Marcocci e Cavallini. Ok, i tre la classica. Tra gli assenti molto importanti è Rizzuto. Rizzuto assente? È assolutamente assente, è in vacanza, quindi senza gestire il periodo. Sì. Fatto un gran girone di ritorno. L'abbiamo concesso. Il turnover. Che tra l'altro nelle ultime due partite ho visto anche lui, ha fatto un po' più fatica del solito, un po' sotto tono, quindi probabilmente sarà una vacanza che speriamo gli faccia. Le ultime tre si vedrà. Esatto, si vedrà anche il Rizzuto, l'architetto, il nostro geometra al centro campo. Quindi, assenza di Rizzuto, come vedi allora il centro campo? Te c'entra una pista centrale a questo punto, anche perché se sarà una partita basata anche molto sul gioco aereo, a questo punto il centro campo sei l'unico da più centrale. A questo punto, gli unici due centrampisti centrali ci sono, siamo io e. E Conor, quindi Conor titolare. Se non lo so, poi sì, chiaramente questo è tutto a. No, magari. No, questo è tutto un topo formazione. Sugli esterni. Sinistra Pampero. Deriva a sinistra. No, Pampero assente anche lui per lavoro. Ah, quindi anche Pampero assente, benissimo. Allora a questo punto penso a lui anche Nicolosi. Nicolosi. Sì, anche lui che ci sia per lavoro. Per lui Roso assente per lavoro. E sugli esterni Nicolosi, interrogativo, e a destra potrebbe essere Borzi a questo punto, visto Borzi, sì, direi Borzi, trequartista Boriello, e Maffei, Lazzari o Rossi. Maffei, Lazzari o Rossi, perfetto. Ovviamente la formazione è questa. Sì, pensa che i combatti non siano altri più, perché manca qualcuno e ci siamo scordati. Potrebbero entrare nella lista di nella lista anche Mister Croci volendo, sì. Trippanera volendo. Trippanera, sì. C'è bisogno comunque munito di visita media può giocare. Probabilmente se proprio ci fosse bisogno. No, Barbagli non c'è perché Mangiarli, Barbagli impegnato, comunque sia poi sempre il problema al dito. Un po' giovane, magari se ci fosse proprio bisogno, forse Detti e Roccucci un sacrificio dal lavoro, magari anche per arrivare hanno già dato indisponibilità. Quindi praticamente la formazione l'abbiamo fatta, potrei starci a girare intorno perché. Bonelli, se non mi sbaglio, ieri sera all'allenamento di Bonelli non c'era, quindi perfetto. E quindi è ancora più dura di come ho detto prima. Sì, probabilmente ancora più assente rispetto a quando c'è stato l'infortunio di Cavallini, l'infortunio di Rossi, insomma, siamo un po' rimaneggiati molto. Molto. Va bene. Che partita ti aspetti sabato? L'hai detto dura, tosta, a livello mentale, però ti chiedo a livello mentale, secondo te ci sarà la reazione? Secondo me, vista anche le tante assenze, secondo me la reazione ci sarà. Deve essere inevitabile. Ci deve essere. E poi vediamo un po' sul campo quello che viene fuori, naturalmente noi là per andare a fare una passeggiata non andiamo di sicuro a regalare niente a nessuno, no. Okay. Come sarà anche nelle prossime tre, quindi sarà molto dura, soprattutto sarà molto fisica, secondo me sarà una partita molto fisica a livello di gioco. Forse sarà anche un po' brutta, diciamo, non ci saranno grandi
impostazioni, grandi giocate, sarà molto fisica. Giocata magari anche sulle palle inattive. Sulle palle, sì, molto sulle palle inattive bisogna essere proprio. Quindi magari anche astuzia, bisogna essere pronti e birbi a sfruttare tutte le occasioni che ci saranno, che capiteranno a nostra disposizione. Lori, siamo quasi addirittura d'arrivo. Io, per sdrammatizzare un po' quello che è, diciamo, il periodo un po' negativo dei nostri amatori a Sciano, vorrei farvi vedere il post che avete pubblicato su Facebook, dove appunto anche gli amatori, il social media manager della squadra, ha cercato di sdrammatizzare un po' il periodo. Ve lo facciamo vedere, perché questo, per chi non l'avesse visto in diretta, è qualcosa di molto simpatico. Sulle note appunto di quella che è stata la lotta contro il Save World, no? Il Save Clima che c'è stato nelle scorse settimane, chiaramente è il fotomontaggio di mister Francesco Croci sulla faccia di colei che è l'ambasciatrice ufficiale di questo movimento per salvare il clima, e lui invece che salvare il clima, forza amatoriale, come cita poi il post. Il momento non è dei migliori, la vittoria sembra non voler arrivare, anche se l'impegno e la voglia non mancano mai, ma noi non ci abbattiamo e siamo pronti per la prossima battaglia. Noi siamo l'amatoriale, infatti questo è un po' il grido di aiuto che chiede mister Croce anche a tutti voi, seguite gli amatori a Sciano, quindi quello di continuare a supportare questa squadra, questi ragazzi, anche tramite la diretta Facebook se non potete venire allo stadio. Loro, siamo arrivati davvero a questo giro, alla linea del traguardo, l'abbiamo portata in fondo, ce l'abbiamo fatta finalmente. Ringrazio appunto il nostro Aero Magi di essere stato con noi, ringrazio voi che comunque ci avete seguito, che fate tutte le settimane. Siamo soliti noi a chiudere con il nostro motto di Amateur Channel, che facciamo fare all'ospite tutte le settimane. Sa qual è il motto? Allora, il motto è stay strong, stay amatoriale, molto Street Job, molto Mela, perché comunque non è il nostro sponsor, però insomma, magari fosse il nostro sponsor. Quindi, come fanno un po' nel cinema, al Chuck, dai lo stay strong, stay amatoriale, fallo bella mazzuto per convincere la squadra a vincere il sabato, ok? Buona la prima per L Magi, alias, perché ormai il nome ufficiale è L Magi, alias Lorenzo Magi, che ringraziamo di essere stato con noi. Lo stay strong amatoriale per Amateur Channel, 3, 2, 1, ciao! Stay strong, stay amatoriale. Un saluto a tutti e grazie di essere stati con noi, ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti e sempre forza amatoriale. Esatto, ciao a tutti. Buonasera.